Oggi pensiamo a Pasquetta? Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale! Sì, non oggi... è finito neanche Natale che già incominciavo a mangiare le uova di Pasqua. Ancora ci sono le colombe, i panettoni, non si capisce più niente. Quest'anno è stato... Quest'anno la Pasqua cade presto. Le feste quindi sono state tutte compresse. Dobbiamo pensare alla pappatoia pasquale. Penseremo alla pappatoia pasquale. Però con un piatto che è un'ottima cena. Certo, se siete salutisti... Un'ottima cena? No, un'ottima cena. Allora, se siete salutisti e se siete a dieta, cambiate video adesso perché non ce n'è per nessuno. Se invece siete dei golosi e volete conoscere un piatto veramente curioso e saporitissimo, venite con lo spiano da lavoro che andiamo a creare un buonissimo strudel di cipolline, boletane e provola affumicata. Non glielo dire. Ed ecco gli ingredienti per preparare il nostro strudel salato con cipolline e affumicato. Ma yeah! Questo è simpatico, non lo fa le rime, veramente. Allora, cosa ci occorrerà? Sì. Innanzitutto delle cipolline borretane in agrodolce, quelle che abbiamo fatto nel video, vi mettiamo tra le schede informative il video di riferimento. Una provola affumicata. Una provola affumicata? Aspetta. No! 100 grammi di provola affumicata. È buona. E 2, 4, 6, 7 fette di salame ungherese vi consigliamo. 3 fette di sottilette per una cremosità maggiore. Un pacco di crackers, due confezioni, ma anche una basterebbe, io ne prendo due perché poi decorerò il mio strudel, due confezioni di pasta sfoglia, un po' di latte e un po' di olio per la doratura dello strudel, ma proprio ad occhio, quella che serve per spennellare, e basta, cominciamo subito. Come prima cosa verso all'interno del mixer metà delle mie cipolline. Cosa farò? Sceglierò solamente quelle più grandi e quelle magari un po' sfatte e lascerò per me intere quelle più piccoline, in modo che la farcitura dello strudel non sia troppo grossolana e rozza, ma sia fatta anche di cipolline che possano essere addentate facilmente, non vi troverete il boccone enorme in bocca. Ok, quelle più piccole sono rimaste nel piatto, quelle più grosse sono finite nel mixer, frulliamole. Ok, così molto grossolanamente, senza perderci tanto tempo, ora le versiamo in una ciotolina. Ok, siamo pronti per farcire il nostro strudel salato. Prendiamo la nostra pasta sfoglia, srotoliamola ben bene e dividiamola facendo un lenzuolo più grande e uno un po' più piccolo. Questo sarà da avanzo, facciamo la stessa cosa anche con l'altro. A questo punto prendiamo i nostri crackers e cominciamo a sbriciolarli dentro il loro sacchettino. Prendiamo il salame. Sì, il salame, che mi piace. Che ti piace, yeah. Goloso. Mia mamma. Uh-huh. E foderiamo così il nostro strudel. Allora, dopodiché... mettiamo le nostre bricioline, mettiamo le nostre cipolline sbriciolate. Qui c'è un chiacchierone, tanta buona provola affumicata. Se volete conoscere altre ricette di strudel salati, io ne faccio parecchie, quindi chiedete e vi sarà detto più che dato. Mamma, stai facendo un piatto buonissimo. Ma ce l'hanno noi quel pezzo? No, mannaggia, c'è entrato giusto. Adesso mettiamo un po' di queste cipolline. Wow. E da ultimo sopra le cipolline le sottilettine per dare quella scioglievolezza che solo loro sanno conferire. No. Con il pennellino e solo il latte bagniamo i bordi del nostro strudel e adesso copriamo. Copriamo. Con un altro lenzuolino di pasta e uniamo i lembi. I nostri amici da casa, se non hanno il latte per unire lembi, come cosa possono utilizzare? La pina va pure bene? La saliva, sì. La saliva per le buste? Sto scherzando, la ovviamente. Per le lane. Va bene anche l'acqua. Adesso con i lembi delle forchette schiacciamo e sigilliamo bene. Wow! Tutto lo strudel. Se i nostri amici a casa hanno un tridente piuttosto che una forchetta, possono riuscire a fare questo? Sì, certo. Ci chiedono i nostri amici da casa. A questo punto rifilo ben bene. Wow.
Wow, wow. Adesso prendiamo il disavanzo di pasta sfoglia, quello che abbiamo tolto lateralmente, e io, che ce l'ho, userò questo aggeggino, che è un perforatore. Perforatore a maglia. Un perforatore a maglia, in pratica serve per dare la griglia alle paste morbide. Guardate, lo punto e cammino, pressando molto bene, così. Quindi, piano piano, allargo tutti i tagli che ha fatto questa bellissima rete che decorerà il mio strudel. E così finalmente l'abbiamo usata. Bellissima. È un aggeggino molto particolare, molto bello. Preso, no, perché adesso i nostri amici da casa ci... I nostri amici da casa sicuramente chiederanno dove l'hai preso. Su AliExpress. E noi non ve lo diciamo, non glielo dire. Su AliExpress, molto tempo fa, ma veramente è costato una cosa come un euro e due. Vabbè, intanto... Un euro e due. Non mi ricordo. Se trovi il link ve lo metto nel box info. E quindi, ma questo è anche utile per farsi quei vestitini in estate, no? Per i pescatori. Se vi si è rotta la rete possono fare anche così, no? Va bene. Puoi sentire un pochettino, come dire. Zitto ora. Adesso cospargo tutto il mio strudel di latte. La parte inferiore. Il latte mi piace. E su questo andrò ad adagiare la mia rete. Ho capito. Ma senti, se non avessero questo strumento, possono anche mettere un... Possono mettere delle griglie, qualche cosa, no? Delle griglie basteranno, di pasta. O anche i semplici taglietti tipici dello strudel. Tipici, infatti. Prendo, poggio laterale. Madonna. E allargo. Madonna! È un peccato mangiarlo. Te lo dirò già. Peccato! È un peccatissimo mangiarlo. Guardate che bello, amici da casa. Ma è bello se non lo mangiamo. È bello se non lo mangiamo, amore. Perché sei un'ottima di più, Genia. Un'ottima di più, Genia. E quindi... Hai fatto già questo? Sì, l'ho fatto già, lo devo rifare. E quindi ridefinisco i margini per la felicità di Gabriele. Adesso aggiungo nel latte un goccino di olio extravergine di oliva. Così. Ecco, proprio era un goccino. Vabbè, per quanto è tanto il latte, ho messo troppo latte, capito? Quindi rimesto il tutto, poi ne uso un goccino e ripasso così liberamente su tutto. Metto in forno a 200 gradi per 15-20 minuti, fino a che la sfoglia non farà il suo dovere. Potete usarlo sia ventilato che statico, come preferite. E ci vediamo dopo. Ed ecco il nostro strudel appena sfornato. Ora lui è pronto per uno shooting. Sì ragazzi, qui mi si è scurito un poco, ma non fa niente. Bisogna cuocerlo bene, è inutile. Ho il forno che mi cuoce, come vedete, da metà parte un po' di più che dall'altra. Devo sistemare questa faccenda. Ve l'avevo letto in qualche video fa. Quindi... il nostro strudel è bello e pronto. Adesso lo lasciamo raffreddare leggermente, così che gli ingredienti si amalgamino bene. Dopodiché lo rimetto 3 minuti a riscaldare, quindi taglio le fette e lo servo, e lì vi faccio anche le foto. Come potete vedere, non cola da nessuna parte, non perde il liquido delle cipolle, non perde il formaggio. Questo è dovuto alla pressatura con le forchette, ma come vedete l'angolo si è aperto lo stesso. E allora, come mai non cola? Perché la mollichina del cracker ha trattenuto tutto. Sì, e quindi mettetelo a quello. Può sembrare una cosa che sembra un po' strana, no? Una fesseria, o anche un po' strana a livello di sapore, ma a livello di gusto è buonissima, e a livello di consistenza interne è una panacea. Quindi vi lasciamo le foto e noi ci vediamo di là per dirvi com'è. Come semplice fare questo strudel, basta solamente poi una maschera di gas, perché l'alito non sicuramente è vero, sarà la cipollina è pure
Natale non estante. Fanno, non fanno. E quindi bene, se volete passare una Pasquetta invitante e invitevole e non stucchevole. No, ma invece di dire tutte queste cretinate, perché non dice ai nostri amici com'è questo strudel? Questo strudel è veramente qualcosa di paradisiaco, è un mega mix di sapori. Noi quando andavamo da molto casereccio, molto casereccio, come tua nonna. Che vuoi dire? Tua nonna, come ti permetti? Tua nonna è molto casereccia, poverina. Ma se non l'hai conosciuta? Infatti. Allora, a parte il fatto che mia nonna non era affatto casereccia. Casereccia, che non sì, lo era. Sì, non ricordo. E poi, ma cosa ti ricordi? Non l'hai conosciuta, poverina, è morta quando avevo 7 anni. Bene. Ma mi ricordo che quando andavamo a casa sua, io smaniavo per lo strudel salato. Lei lo chiamava lo strudel salato. La nonna aveva in testa una commistione di due stili di cucina. Lei veniva da Firenze, quindi avrà avuto sicuramente il suo retaggio culturale culinario. Arrivati in Sicilia, stravolto, perché cercavano sapori forse molto più piccanti. Allora faceva queste cose improbabilissime e ogni tanto le veniva fuori. No, più che ogni tanto. È possibile che non è nonna appunto per questo, perché cucinava in questo no. modo? No, e mia nonna invece poi venivano fuori queste cose super saporite che tutti noi le chiedevamo fino allo sfinimento. E così da piatto pasquale è diventato piatto delle cene a casa della nonna. Bene. Quindi provate anche voi il piatto delle cene. Vediamo il piatto della nonna di il piatto Ombretta, della nonna che di aveva Ombretta. In testa un mega mix di ricette, non sapeva da che parte stare. E se infatti, dalla parte però faceva Tosca... cose buone. Brava, brava. Comunque sì. Il suo ricordo, come vedi, mi accompagna anche adesso che sono grandicella. Ok, e quindi ci accompagnerà anche in bagno il ricordo della nonna. Staremo a vedere. Quindi, casomai un bel Gaviscon e passa via la nonna. Dai, smettila! Bene, e quindi salutiamo la nonna. Non ciao, salutare nonna. Nessuno. Va bene, io spero che questo piatto vi piaccia tanto quanto piaceva a me. Certo, fatto a Pasquetta ha il suo perché. Nutre, è il piatto delle feste e sicuramente vi tiene arzilli per tutta la giornata. Basta parlare, se no si fa Pasqua. Noi ci vediamo al prossimo video. Sulle vostre tavole, comunque. Ciao! Ciao!